raccontare il territorio è il nostro obiettivo e questa settimana ci troviamo all'ingresso di Brindisi, all'estrema periferia ovest, nel quartiere Sant'Elia, e il luogo è un semplice rondò, vale a dire un largo che incrocia viale Leonardo da Vinci con via Edoardo Dal Bono. Questo largo ha preso un nome, si chiama Pino Indini. Pino Indini è quel letterato brindisino, quel cultore della letteratura che ha solcato l'intero XX secolo dal 1934 al 2006, quando è venuto a mancare, disegnando con la sua penna arguta e molto intelligente il tratteggio culturale di un territorio e non solo. I suoi scritti sono tradotti in altre lingue ed è il creatore, per noi brindisini, del personaggio dei personaggi, Coco la Fungia, un personaggio che del brindisino medio incarna il DNA e ci racconta a modo suo quel tempo che ancora perdura di passività e di ignavia che tanto solca la mentalità di quel brindisino. Abito qui e anche questo.